Buonasera a tutti, eccoci qui per un nuovo video. Commentiamo Genoa Inter finita 1-0, gol di Goran Pandev, gol dell'ex. Allora, innanzitutto, prima di cominciare a parlare della partita, mi spiace deludere chi si aspettava l'ennesimo sfogo, per cui oggi chi si aspetta di vedere il mio sfogo, dico questo. Quindi tentiamo di analizzare questa partita incommentabile, l'ennesima della stagione. Allora, partita indecente e imbarazzante per l'Inter che in 90 minuti ha tirato in porta solo due volte. Il primo tempo con Candreva, dove il portiere della Lamanna fa una bella parata su tiro di Candreva deviato, e il secondo tempo su un'azione di Perisic. E poi a fine partita ha parato il rigore sul Candreva. Questa è stata la partita dell'Inter, una partita bruttissima, ma devo dire che ho visto due squadre in grande difficoltà. Anche il Genoa ha fatto una brutta partita, infatti erano le due squadre che avevano raccolto meno punti, diciamo, nell'ultimo mese e mezzo, quindi c'era anche da aspettarselo. E io non avevo alcun dubbio, non avevo alcun dubbio che appena il Genoa avrebbe incontrato l'Inter si sarebbe salvato. Oggi abbiamo consegnato la salvezza al Genoa, non c'erano davvero dubbi. La squadra più in crisi insieme a noi in questo mese e mezzo gioca contro di noi e finiscono tutte le contestazioni. Genoa salvo. Sinceramente avrei voluto almeno un pareggio, più che altro per il Crotone, per la salvezza del Crotone, che avrei voluto almeno questo, ma purtroppo non c'è stato niente da fare, siamo talmente imbarazzanti che siamo riusciti anche a perdere con una squadra altrettanto imbarazzante come il Genoa. Beh, che dire, la partita è incommentabile, come detto, cioè, è difficile anche da analizzare perché davvero è come se ti prendi un sonnifero dopo pranzo, è la stessa cosa, ti viene da addormentarti sulla sedia. Non c'è molto da dire, davvero, soltanto tanta delusione. Ma a parte la delusione, io sono davvero preoccupato, ma preoccupato per l'anno prossimo. Perché è vero, sì, ci vuole una rivoluzione, ma da dove parti? Quanti ne devi cambiare? Innanzitutto devi cambiare la società che è inesistente nella nostra squadra. Società, devi cambiare tre quarti della squadra, devi cambiare allenatore. E tutti questi cambiamenti li fai tra luglio e agosto, cioè. Non la vedo una cosa possibile e per questo io sono molto molto preoccupato della mia squadra. Io l'ho detto, questo è il punto più basso da quando seguo l'Inter e seguo l'Inter da costantemente dal 1999 e vi garantisco che un'Inter così scarsa, così scadente, io non l'ho mai vista, mai. Persino l'Inter di Mazzarri, l'Inter di Stramaccioni era meglio di questa, perché almeno Stramaccioni, quando poi finì al settimo, ottavo posto, aveva tutta la squadra infortunata e sicuramente aveva una rosa qualitativamente peggiore di questa. Sì, ci stava Cassano, Milito avanti, ma erano in là negli anni, erano a fine carriera, quindi erano giocatori che avevano già dato. Mentre noi in questi campionati spendiamo, nelle sessioni estive spendiamo oltre 100 milioni di euro e finiamo a sesto, settimo posto. Una cosa davvero incredibile, incredibile davvero. Che dire, il Genoa si è salvato, io non avevo alcun dubbio che contro di noi avrebbe comunque portato a casa i punti e mi spiace molto molto per il Crotone. Mi dispiace infatti che Candreva ha sbagliato il rigore, grandissimo Candreva, davvero una prestazione a 5 stelle, strabiliante, brillantissimo Candreva come sempre, una grandissima partita, ovviamente scherzo per chi non mi conosca, però
Per chi non mi conosce, scusate, scherzo perché io lo critico ogni partita e puntualmente vengono i fenomeni sotto a dire: ma quello mette 500.000 cross? Mette 500.000 cross di cui ne incarra uno se va bene. Poi, che dire, complimenti ancora una volta a Pioli che insiste sempre con questo modulo che non ci porta a fare niente in fase offensiva. In 90 minuti abbiamo fatto due tiri contro il Genoa, la squadra, ripeto, più in difficoltà nell'ultimo mese e mezzo insieme a noi. Queste, ragazzi, non c'è molto altro da aggiungere. Ennesima partita imbarazzante, Gagliardini e Condogbia largamente insufficienti, pe a mio avviso peggiori in campo, Perisic, voto meno 3, perché... Ok, va bene giocare male, cioè non va bene giocare male, ma addirittura camminare per il campo è una cosa che non si può né vedere né sentire, soprattutto per chi è pagato come voi 3 milioni di euro all'anno, 4 milioni di euro all'anno. Tu Perisic sei uno dei più pagati, lo sai Perisic, io ti adoro, per me sei uno dei pochi fuoriclasse che abbiamo in squadra, però essendo obiettivo e oggettivo su tutti i giocatori, oggi mi hai fatto girare i coglioni perché non esiste camminare per il campo. Va bene che ormai avete mollato, come ha dichiarato il vostro collega D'Ambrosio, ma non è possibile camminare per il campo. Almeno la cazzimma, la voglia, questi tifosi la vogliono sempre vedere anche all'ultimo posto. E tu oggi hai camminato per il campo e questa è una cosa che fa girare le palle. Ok? Poi... vabbè, Icardi da chi l'ha visto, Candreva uno dei peggiori come sempre, sbaglia anche il rigore. I cambi di Pioli altrettanto imbarazzanti, perdi 1-0, levi due attaccanti come Icardi e chi ha tolto? Icardi e Eder e metti Palacio e Gabigol, altri due attaccanti, cioè che senso ha? Metti due attaccanti e togli un centrocampista e un attaccante al limite, va, cambi qualcosa, no, niente, sempre lo stesso modulo, va, non c'è più niente da dire, ragazzi. Io ho finito il video, oggi non c'è poco da commentare, ennesima sconfitta, nemmeno amara, nemmeno tanto amara, oggi non mi pesa più di tanto, mi hanno fatto passare la voglia di seguire le partite della mia Inter, cioè incredibile, una cosa mai successa prima d'ora, è per questo che vi dico che abbiamo toccato il punto più basso, il punto più basso dal 1999, cioè da quando seguo l'Inter. Questo mi sento di dire, io vi ricordo di iscrivervi al canale come sempre, mettete mi piace, insomma le solite cose. Ci vediamo stasera per Milan-Roma. Penso di fare un video post partita. Spero di vedere una bella partita. Un saluto a tutti, video tranquillissimo. Buon proseguimento di giornata. Ci vediamo stasera. Ciao.